Inaugurato ufficialmente sabato 21 settembre il campus Isokinetic in via Casteldebole a Bologna. 16.500 metri quadri tra giardini, impianti sportivi, aule, laboratori e uffici. Innanzitutto, come nasce l'intuizione di creare il campus Isokinetic? Diciamo che il progetto del campus nasce ispirandosi al modello della scuola di Atene, quindi diciamo questi ampi spazi verdi dove i filosofi del tempo potevano incontrarsi per parlare, discutere, ragionare di quelle che erano le grandi tematiche del passato. Il campus nasce con un'area completata con la riqualificazione di un vecchio macero che veniva utilizzato per lavorare la canapa. Il progetto ha previsto più o meno 8 mesi di lavoro per riqualificare una zona verde di 7.000 metri quadrati. Sono stati introdotti all'interno 55 alberi, più di 4.000 tra specie diverse di cespugli, piante e fiori. All'interno troviamo 1.000 metri quadrati di camminamento e, molto interessante, sono state inserite due aule nel verde, che sono il pergolato e l'anfiteatro. Quindi Isokinetic sicuramente punta al green, a valorizzare e curare il verde, alla sostenibilità e al risparmio energetico, quindi dimostrando che anche nel campo della riabilitazione si può prestare attenzione all'ambiente. Questo indubbiamente è un aspetto importante, perché sappiamo quanto sia fondamentale poi per la salute e il benessere delle persone poi che vivono la struttura. Nel campus trova spazio il cuore culturale di Isokinetic, quello che voi chiamate Education and Research Department. Di che cosa si tratta e che ruolo ha? Certo, diciamo che il campus è a pochi metri da Isokinetic Bologna, punto di riferimento della riabilitazione ortopedica e sportiva da 36 anni, e all'interno ospita l'ERD, l'Education Research Department, che è il cuore culturale di Isokinetic, che tra le varie attività si occupa anche di formazione ed aggiornamento. Quindi diciamo che il campus dà una sorta di sede fisica a quello che è la nostra grande passione per la cultura e per lo scambio di conoscenze. Grazie poi all'ERD, all'interno del campus si fa ricerca scientifica, si produce conoscenza che poi viene supportata da studi e da numeri, e poi viene trasferita ai medici, ai rieducatori, agli studenti italiani e anche internazionali che vengono qui da tutte le parti del mondo. Quindi possiamo dire che il tutto si irradia dal centro del campus verso agli altri centri Isokinetic, e quindi anche Isokinetic Rimini indubbiamente ne beneficia. Quali sono le funzioni del campus per i dipendenti Isokinetic? E quale apporto da questo luogo al personale del centro di Rimini? Beh, diciamo che le infrastrutture del campus sono a disposizione sia del personale Isokinetic che dei studenti o specializzanti che ancora non appartengono al gruppo. Questo a dimostrare che Isokinetic diciamo forma e aggiorna non solo le persone già assunte, ma presta insomma attenzione e cura anche a quelli che possono essere i futuri talenti dell'ambito medico e riabilitativo. Noi che siamo diciamo i cugini di Isokinetic Rimini siamo indubbiamente molto fortunati ad essere diciamo a un centinaio di chilometri dalla casa madre, che noi poi tendenzialmente consideriamo una sorta di casa famiglia, perché sappiamo che comunque gli ambienti che troviamo sono ambienti pensati per darci la possibilità di incontrarci, confrontarci, ricaricarci e comunque trovare sempre guida e sicurezza. Per noi saranno molto importanti questi aggiornamenti, che si chiamano Sport Medicine Rounds, che saranno degli aggiornamenti con la presenza di medici internazionali e esperti del settore riabilitativo. Quindi per il gruppo di Isokinetic Rimini, ma penso anche per gli altri colleghi del network, è indubbiamente un grande momento di confronto con la comunità scientifica internazionale e possibilità di confrontarci e ampliare quelli che sono diciamo i nostri confini culturali. E quindi tutto quello che Isokinetic Rimini riuscirà ad apprendere dal campus attraverso questi aggiornamenti sarà poi traslato immediatamente nella attività quotidiana con i nostri pazienti. Ad aprire la cerimonia è stato il presidente di Isokinetic, Stefano Della Villa. Ha fatto gli onori di casa Francesco Della Villa, direttore dell'Education and Research Department, che ha raccontato perché questo dipartimento è il cuore scientifico del gruppo ed è la parte pulsante del campus.
Tra i tanti ospiti in rappresentanza delle istituzioni e delle eccellenze accademiche e sportive europee, sono intervenuti sul palco il sindaco di Bologna Matteo Lepore, l'assessore alle politiche per la salute della regione Emilia-Romagna Raffaele Donini, il direttore del FIFA Medical Department Andy Messi, Evert Verhagen del Centro Ricerca UEFA, l'amministratore delegato del Bologna Football Club Claudio Fenucci, il CEO della Virtus Bologna Luca Baraldi, Gian Andrea Pasquinelli, capo del Dipartimento Scienze Mediche e Chirurgiche dell'Università di Bologna, il professore di ortopedia Maurilio Marcacci, il responsabile sanitario del Bologna Calcio Gianni Nanni ed il responsabile sanitario dell'Atletico Madrid José María Villalón. In platea anche il patron del Bologna Calcio, Gioi Saputo. Qual è il significato del campus Isokinetic per un medico che lavora per il gruppo? Il significato del campus è un luogo di cultura che sicuramente ci permette di crescere e di condividere le esperienze culturali sia del gruppo che personali. Per cui per un medico è fondamentale avere un luogo di cultura di condivisione col quale possiamo aggiornarci e confrontarci e con il quale possiamo crescere sia professionalmente che umanamente. Personalmente questo luogo lo vedo come un luogo molto a me caro, perché non più tardi di 11 anni fa, proprio in questo luogo, scrivevo la tesi di medicina, in medicina dello sport sulle lesioni muscolari, col dottor Nanni del Bologna Calcio, e vederlo crescere, vederlo evoluto così negli anni, mi riempie di orgoglio e quindi lo sento molto parte di me. Confronto, formazione e aggiornamento. Accade anche questo all'interno del campus. Quanto conta per un medico aggiornare regolarmente le proprie conoscenze per garantire ai pazienti la cura sempre più adeguata? L'aggiornamento in campo medico al giorno d'oggi è fondamentale, anche in passato, ma al giorno d'oggi abbiamo pazienti sempre più informati, sempre più aggiornati, che ci richiedono cure sempre più all'avanguardia e tecnologicamente quindi al passo coi tempi. E per un medico l'aggiornamento è fondamentale perché possiamo quindi garantire metodi di cura sempre più aggiornati ed evoluti ai pazienti, garantendo un risultato migliore rispetto al passato. Questo passa anche dalla cultura, quindi il luogo del campus è proprio questo, l'identità Isokinetic col centro studi è proprio quella di condividere esperienze culturali all'interno del campus tra colleghi, con aggiornamenti anche costanti del gruppo medico e non ultimo il congresso internazionale che ci lega tutti quanti e ci permette di aggiornarci costantemente. È un asse molto forte quello creato da Isokinetic in Emilia Romagna e che lega il capoluogo emiliano alla città di Rimini. Quali sono i benefici e i vantaggi per i pazienti? Il legame tra Rimini e Bologna è molto forte, infatti Rimini nasce come una colonia, una succursale se vogliamo del centro bolognese già diversi anni fa. Questo permette a noi medici di Rimini, il gruppo tutto di fisioterapisti, chiropratici, segretarie, di essere in costante aggiornamento e formazione col gruppo di Bologna e quindi ci trasmette le conoscenze che indirettamente a livello internazionale con tutti i collegamenti e le interconnessioni che ci sono portiamo anche in Romagna con orgoglio. Dal punto di vista della cura per il paziente, questa interconnessione, quindi questo legame, permette di avere una cura costante, una cura innovativa con un metodo sempre più coinvolgente per il paziente che porta a risultati migliori rispetto a anni fa.